Quell'arsura improvvisa e la voglia di bere una bibita fresca almeno una volta nella vita l'abbiamo provata tutti. Eppure quando si è in giro nelle ore più calde, trovare una fonte di abbeveramento può essere talvolta complicato. Ed è con questo presupposto che il comune ha ideato il primo servizio di drink sharing, distributori di bibite gratuiti come oasi nel deserto al servizio dei cittadini più assetati. Sono contento di questi distributori che hanno installato, distributori di bibite fai da te, più che altro ci fa capire il vero senso della condivisione. Io ho la possibilità di condividere una bibita gassata con qualcuno, anche molte volte capita a tutti, no? Di comprare una bottiglia d'acqua, te ne va soltanto un pochino e il resto non sai che cosa farne. Ecco, la puoi lasciare qui con la speranza che qualcuno la possa utilizzare al posto tuo. Importante anche il potere della condivisione. Ciò che non va a me magari va a qualcun altro. Ma con questa iniziativa non sono tutti d'accordo. Che ne pensa dei nuovi distributori di bibite gratuiti che stanno installando? È una cazzata. Sarebbe una concorrenza sleale per le attività commerciali anche. Scusi, è in fila? Perché fa? Per il distributore, in fila? Che ce devo fare il distributore? No, dico, se è in fila, sennò vado io. E vai. Ah, ok, grazie. Ma non l'hanno messa la Fanta oggi? Ma che vuoi, domande a me? No, magari lei è di passaggio, nel senso... Per me è una stronzata. Se qualcuno l'apre, ci butta, ci piscia dentro, io che faccio? No, perciò le bottiglie sono quasi tutte di vetro, se guarda, proprio per evitare questo. Comunque gliel'ho lasciata, se lei ne vuole assaggiare un po', io gliel'ho lasciata. Un po' d'acqua gliel'ho lasciata, poi faccia quello che vuole, io calda non la bevo, io mi dispiace. Bevo acqua. Lei non vuole bere dal distributore perché magari non c'è la bibita che preferisce? Cioè, da qui vediamo che c'è Coca-Cola, birra e acqua. Non sono di questo parere su questa cosa qui. Perché è una cosa non sleale, ma da deficienti. Dice che non è buona. No, perché ho letto che... Che significa non è buona? Cioè, buona è buona. L'iniziativa hanno messo... Che iniziativa di che? Beh, si può bere gratuitamente, come in questo caso. Infatti è calda. Fa schifo. Se lei magari poi vuole ripassare più tardi, la trova. Lei, io comunque ho condiviso con lei oggi la bottiglietta d'acqua. Poi... Faccia quello che crede, io vado. Ma scusi, se lei c'ha il colera. Hanno installato questi nuovi distributori di bibite gratuiti. Lei li utilizzerà? Mai e poi mai. Bevo solo acqua naturale, quindi capisce da sé che va sfrondato da ogni altro tipo di bibita al mio. E che cosa ne pensa di chi non vedeva l'ora di questi distributori per bere gratuitamente? Per loro. Signora, gliela lascio? Tanto questa è naturale, grazie. Ho sentito che... Le piace l'acqua naturale? Grazie, io sono una schifeltosa, guardi. No, li hanno messi apposta. Solo quello qua in casa che è mio. No, dico, però questi li hanno messi apposta, li hanno installati da poco. Lei viene, si sceglie la bibita, la può condividere con qualcuno. La preferiva frizzante? Preferisco le cose qua in casa. Lei è una di quelle che si fa il grappino a quest'ora? Sono astemia. Ah. Quindi lei non berrebbe mai da un distributore del genere che ha installato il comune? Mai, no. Le bottiglie se le sono finite tutte, quindi vuol dire che è piaciuto. Cose che ci sono da fare. Che caspita, mi spiace. Mettete le fontanelle e i nasoni che funzionano. Cioè, è meglio il nasone. Dopodiché tappate le buche, ricostituite i parchi pubblici per i bambini. No, certo, però dico, molti clienti di questo distributore ci hanno detto che preferiscono avere le birre sempre fresche rispetto alle fontanelle d'acqua. Cioè, infatti se le sono finite. Certo, è gratis, abbia la bontà, la palissiana la cosa, la prego. Imbecille quello che ha creato questa cosa, perché poteva spendere questo denaro in cose più consone, più adatte alla popolazione. Ricordiamolo, 850.000 euro per far vedere, per installare questo distributore. Potevano essere destinati sicuramente meglio. Sicuramente. Non è un po' una brutta concorrenza per le attività commerciali, dove le persone possono andare a bere gratuitamente. A monte cosa c'è? Prima di risponderle. Gliela lascio? La lascio a lei? No, grazie. Provo a assaggiare? No, che l'hanno messa stamattina, sono fresche. Ah, quello è il distributore di bibite gratuite. Beh, io gliela lascio lì, se vuole. La trova lì. Questa è carina.